Salve ragazzi, benvenuti all'edizione del venerdì che però si fa oggi, che è giovedì. Quindi è un'edizione straordinaria. Cioè tipo quando muore il papa, però senza che sia morto effettivamente un papa. Ti sei fatto male? Io? No, rendiamola un po' più vera questa cosa. Si è fatto male Sinergo all'alluce. E quindi per questo l'abbiamo giovedì, ciao, domani esce il video sulle tre. E anche del mio alluce fracassato. Sì, ragazzi, proprio. Stavo facendo una sessione di sesso spinto che comprendeva quattro modelle brasiliane, un asino e un cobra. Il cobra è stata una pessima idea. Devo dire, vabbè, comunque leggiamo. Assassin's Creed Syndicate. Le missioni secondarie dovranno avere un senso. Siamo bene, già mettono la mano. Questi già partono. Fermi perché devono avere un senso le missioni secondarie. Aspetta. Ma è grande. Questa è la più grossa scoperta dell'acqua calda che io abbia mai visto. Zitto. Sono queste le parole di Marc Alexis Couté, che è francese, creative director di Ubisoft Quebec, in cui il titolo sta venendo realizzato. Senza copra stavolta. In Assassin's Creed tendiamo, e questo lo dice il nostro Marc Alexis Couté, in Assassin's Creed tendiamo a essere molto generosi con le attività per i giocatori, ma una delle cose che dobbiamo fare per modernizzare l'esperienza di gioco è fare in modo che queste attività abbiano un senso per gli utenti, e questo è qualcosa su cui stiamo lavorando quest'anno. Perché fino ad oggi le missioni secondarie erano qualcosa tipo: ehi Ezio, ti va di girare a cazzo per la città per un'oretta, rinvenire un oggetto che non sai cos'è e portarmelo? Le piume. Cosa ci devi fare con le piume? Ho un cuscino vuoto. Libri. Ma a un certo punto di libri. Vabbè, andiamo avanti. Che leggendo tra le righe significa: in Assassin's Creed abbiamo il brutto vizio di piazzare centinaia di quest secondarie ripetitive e assolutamente inutili solo per farvi credere che il gioco abbia veramente dei contenuti o che abbiate cose da fare e questo ha sempre funzionato fino ad oggi senza richiedere da parte nostra alcuno sforzo. Poi due stronzi hanno aperto un canale su YouTube. Adesso gli utenti si stanno facendo furbi e dopo che quegli stronzi di The Witcher 3 hanno mostrato che si possono fare quest secondarie di senso compiuto. Chi cazzo? Gabriele è ritroccato quando... Di senso compiuto? Senza compiuto. Gabriele qui. Ci tocca seguire il trend del momento e cavalcare l'onda perché il mercato vuole questo. Per questo motivo il 90% delle cose che dovrete fare nel titolo saranno inseguimenti in carrozza e missioni secondarie, o missioni secondarie in carrozza con una parvenza di trama che comunque avrà la profondità di una pozzanghera estiva. Non resta che attendere i fiduciosi di verificare se Ubisoft manterrà le sue promesse e porterà nella trama realmente delle trame realmente complesse nelle loro quest secondarie. Gabriele, noi, grazie Gabriele, ma oggi va così. Qualcosa l'ho sbagliata io, qualcosa l'hai sbagliata. Dopo soli 11 anni di onorata carriera su Assassin's Creed hanno detto: ehi, perché queste missioni secondarie non gli diamo un perché a questo povero disgraziato assassino che secondo me si trovano davanti ai muri, fa: perché sto scavando, chi sono io? Non lo sapete. No, però è vero, il nostro Gabriele dice che ci sono queste secondarie in The Witcher 3 che sono addirittura quasi più belle della storia principale. Non dico più belle, però più emozionanti, perché in poco tempo, quello che diciamo sempre noi, poco tempo riescono a dare forti emozioni. C'è da dire che per la struttura di Assassin's Creed il tutto viene reso ancora più noioso, perché in Far Cry hanno inserito una cosa, cioè mentre tu fai una missione secondaria un ghepardo potrebbe morderti le chiappe, quindi questa missione secondaria ha una sottotrama in sé, mentre in Assassin's Creed c'è veramente un pedinamento e uno scassamento di maroni che non finisce più. Imparate da giochi come Sleeping Dogs, dove le missioni secondarie sono qualcosa come: ehi, un baro mi ha fatto perdere ad una corsa, eccoti una chiave inglese, massacragli il paraurti. A quanto pare, stando ai dati di Media Create, Splatoon ha riscosso un ottimo successo nella Terra del Sol Levante, con ben 145.000 copie vendute durante la sua prima settimana di commercializzazione, corrispondenti al 97% delle unità distribuite. Si tratta di uno dei migliori debutti su Wii U. È un debutto su Wii U, questo qua, secondo solo alla serie di Mario e Smash Bros. E sicuramente si tratta di un dato incoraggiante per una nuova IP.
Vero, perché il punto di Nintendo è che ricicla sempre sta roba vecchia. Ci fa piacere vedere che il popolo nipponico di Nintendo ami questa novità, perché il gioco è molto carino, il concept che c'è dietro. Sì, è molto, molto carino. Inoltre, anche gli amiibo dedicati sembrano aver venduto molto bene, con ben 106.000 unità piazzate, grazie ad Andrea Formica per questa incoraggiante notizia, che addirittura pone 145.000 copie il gioco, 106.000 amiibo, cioè il merchandise del gioco va quasi di pari passo con il titolo. Beh, fai conto che chi si compra magari gli amiibo non se ne compra uno solo, se ne prende due, tre, quindi le persone appassionate di amiibo saranno un 30.000, tutto il resto l'ha comprato il gioco. Però siamo contenti, perché? Perché questo può dare magari una nuova spinta di cacciare nuovi titoli. Solita solfa, sempre la solita cosa. Un giochino competitivo, cazzone, ma veloce e molto divertente, che giustamente funziona perché ha dentro di sé tutte le caratteristiche dei giochi cari a Nintendo, ma in cui non c'è quel cazzo di Super Mario, in cui Zelda non c'è. Tu pensa a Splatoon con Super Mario. Se fanno un crossover, giuro che vado in Giappone, gli compro io tutte le copie per cagarci addosso. Te lo metto nello spazio. Eh? No, dico, te lo metto, è il titolo. Gabriele, oggi si è sbizzarrito. Si sbizzarrì perché lo mette nello spazio. Una nuova frontiera per il motore dell'innovazione, che ha da sempre fornito i mezzi per le nuove tecnologie di diffondersi. Aspetta che... Questa era difficilissima, questa è tipo Dante. Ok, una nuova frontiera per il motore dell'innovazione, che ha da sempre fornito i mezzi per le nuove tecnologie di diffondersi. È un po' complessa, ma si fa capire. Il nostro ormai amato Pornhub. Pornhub, ricordiamo Pornhub. Non smette mai di deluderci, dopo aver regalato un nuovo PC mimetico, lo ricordiamo il PC mimetico, ad un giovane smanettone, ora si appresta, smanettone, vedi che... Ora si appresta nuovamente a far parlare di sé. La campagna in crowdfunding ha l'obiettivo di raccogliere 3.4 milioni di dollari. 3.4 milioni di dollari per una scopata nello spazio, questo è il concept. Eh beh, giusto. Che prevede il costo di un volo nello spazio sulla Virgin Galactic, che costa circa 250.000 dollari a persona, e quindi tutto l'intero costo per l'equipaggio. La troupe e tutto il resto. Riusciranno i nostri eroi a portare finalmente nello spazio il portale di intrattenimento più famoso al mondo? Il porcale, quello, perché è un po' di... Beh, comunque non ci smentiamo, la notizia un po'... Non c'entra nulla con il mondo dei videogiochi, ma sappiamo che voi ragazzi conoscete Pornhub, o comunque YouPorn, o questi siti. Sempre qua... perché sappiamo che voi avete tutti quanti 18 anni e non ci andate se non avete 18 non anni. Non ci andate se non avete 18 anni. Comunque c'è da dire... un giorno, almeno. C'è da dire che mi vergogno come un ladro, perché Pornhub io non lo conoscevo, l'ho conosciuto grazie alle Neves, quindi grazie Neves, perché era uscita una Neves di una tipa che aveva fatto una cosa strana. Quello che dici, quella del PC, dello smanetto. Comunque, a me farebbe molto piacere vedere un film porno girato nello spazio, con l'inizio, io già lo vedo, con la ragazza che rientra nel modulo, no, e fa, porca miseria, il monitor non funziona, e poi entra questo tizio, beh, volando, senza gravità, che fa, glielo riparo io, il monitor, e poi parte tutta questa cosa con la musica, para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa. Secondo me verrà benissimo questo film. Io non lo so, però a loro, guardando il video su Indiegogo, dicono chiaramente che lo fanno per un certo tipo di ricerca, ricerca di un orgasmo a gravità zero, ricerca di altro. 250.000 dollari a persona il volo nello spazio, fate conto, ci vogliono i due attori. Ma scusa, non basterebbe tipo uno che registra e due che trombano? No, ma Pornhub secondo te fa una cosa, cioè tipo manda uno come me, come te, con una reflex a fare una cosa magari fatta bene? No, là ci vuole un sacco di gente dietro che fa oh yeah, fuck it, oh yeah. E poi davanti ci stanno persone che girano per la stanza inciampando nei cavi delle luci. Sapete com'è un set di un film porno? No? È un disastro, il regista sta in un'altra stanza di solito e fa, gli si è alzata la mazza, James. Questo qui funziona così, ragazzi, lo sappiamo perché abbiamo lavorato anche in questo campo, purtroppo. Ma che è brutto il lavoro. Ma quando è successo? In Serbia abbiamo fatto questo lavoro. No, e... no, diciamo in giro perché cioè, pare brutto. È stato orribile, ragazzi. Vabbè, doppiatori di porno, andate a vedere sui Rognos. Comunque io chiederei prima di tutto ad un astronauta. Che effetto fa? Che effetto fa smanettarsi? Queste sono le domande che bisogna chiedere a un astronauta. Secondo me questa ricerca scientifica ha come obiettivo quello di pubblicizzare un po' Pornhub.
giusto un... adesso sono geniali questi.